Ok ragazzi, un nuovo episodio. Oggi parleremo dello Stubborn Fat Protocol di Lyle McDonald, ossia il protocollo per il grasso ostinato. È un protocollo che viene proposto da Lyle McDonald per andare a combattere, comunque eliminare quello che è il grasso ostinato, l'ultimo grasso sostanzialmente che se ne va in una fase di cut, ossia dimagrite. Ok, che figo, sono dimagrito un sacco, la BF è scesa, però porca vacca, il pelo ombelicale sta sempre là, cioè i fianchetti, le maniglie dell'amore, insomma quella tipologia di grasso che è proprio l'ultima ad andarsene. Allora, cerchiamo innanzitutto di capire perché questo grasso è ostinato, che caratteristiche ha, e in secondo luogo come funziona questo protocollo proposto da McDonald's. Allora, il grasso ostinato sostanzialmente ha una caratteristica. Voi sapete che nel tessuto adiposo ci sono due tipologie di recettori adrenergici, ossia dei recettori delle catecolamine, adrenalina, noradrenalina, eccetera, che sono i recettori beta e i recettori alfa. I recettori beta sono dei recettori che, diciamo, si configurano con un sistema nervoso che è l'ortosimpatico, in sostanza favoriscono il rilascio del tessuto adiposo, in particolare i beta 3, che sono infatti quelli che vengono sollecitati da beta agonisti selettivi come l'efedrina. Per esempio, un altro beta agonista è il clenbuterolo, che però è selettivo con i beta 2, che sono presenti a livello polmonare. Infatti il clenbuterolo è un farmaco per l'asma. Quindi sostanzialmente, quando c'è una cascata di adrenalina, come quando vi allenate molto intensamente, questi ormoni si legano ai recettori beta, che favoriscono il rilascio del tessuto adiposo, che entra in circolo, e entrando in circolo, considerando l'epoca, l'attività fisica eccetera, viene sostanzialmente i trigliceridi, gli acidi grassi, vengono bruciati, vengono utilizzati come substrato energetico. Viceversa, ci sono i recettori alfa, che vengono sempre ad essere occupati, quindi attivati sostanzialmente dalle catecolamine. Il problema è che i recettori alfa, in particolare gli alfa 2, hanno esattamente l'effetto opposto, ossia impediscono il rilascio del tessuto adiposo. Che cosa vuol dire questo? Che quando c'è questa cascata di adrenalina, parte di questa adrenalina va a agganciarsi ai recettori beta, che favoriscono questo rilascio del tessuto adiposo, degli acidi grassi liberi, quantomeno il torrente ematico. Viceversa, vengono attivati pure questi recettori alfa, che impediscono di mobilizzare questo grasso. E la caratteristica, per l'appunto, del tessuto adiposo ostinato è che è molto più prolifico, ci sono molti più recettori alfa. Quindi sostanzialmente, quando noi dimagriamo, abbiamo una cascata di adrenalina, questo favorirà la mobilizzazione di un grasso particolare e invece l'immobilizzazione di un'altra tipologia di grasso. Quindi sostanzialmente McDonald interviene con una tipologia di cardio che è un misto tra cardio HIIT e cardio LISS. Perché questo? Sostanzialmente McDonald ragiona su un fatto, ossia che con l'attività fisica ad alta intensità, quindi il cardio HIIT, quello che possiamo fare è suscitare una grande botta, soprattutto ormonale, per appunto è la tipologia di cardio che in assoluto facilita di più il rilascio di catecolamine, va a dare questa botta ormonale che è molto favorevole per il rilascio di grasso, ok? Quindi il rilascio di acidi grassi è un tornante ematico. Il problema è che, vuoi per l'accumulo di acido lattico, vuoi per il fatto che l'attività ad alta intensità, in particolare sopra la soglia anaerobica, utilizza come substrato energetico i carboidrati, l'attività HIIT favorisce l'utilizzo degli acidi grassi, ma effettivamente non concretizza il tutto. Ossia, c'è un quadro ormonale perfetto per mobilizzare gli acidi grassi e poi consumarli, però di fatto questo non avviene. Quindi sostanzialmente l'idea di McDonald è di alternare delle fasi di allenamento HIIT a fasi di riposo, in cui diminuisce l'acido lattico e la frequenza cardiaca in generale, a poi fasi di allenamento LISS, quindi steady state a bassa intensità. Questo perché l'idea è: favorisco la mobilizzazione del grasso, mi riposo, quindi questi acidi grassi vengono effettivamente rilasciati in torrente ematico, e poi con l'attività LISS vado ad ossidarli e bruciarli, perché è un'attività che sta nella soglia, sotto la soglia anaerobica, e quindi in fascia lipolitica, la cosiddetta fascia lipolitica, ossia quella fascia in cui il quoziente respiratorio prevede un utilizzo principale di acidi grassi come substrato energetico. Quindi la prima versione del protocollo di McDonald prevede 5-10 minuti warm up, 10 minuti di allenamento HIIT, quindi intervallare periodi ad alta intensità a periodi di recupero attivo, 5 minuti di recupero, quindi di riposo totale, e 20 fino anche a 40 minuti di attività LISS. Questa è la prima versione. Successivamente però McDonald ritorna sul protocollo dando una seconda versione, un 2.0. Ossia, in particolare, l'idea di McDonald è quella di dividere l'HIIT in due momenti, quindi un primo momento di 5-10 minuti a un secondo momento a fine allenamento. Questo perché? Perché in questo modo viene massimizzata l'effetto di mobilizzazione del grasso, ossia non ho soltanto un momento, un primo impatto in cui il grasso viene mobilizzato, ma ho un primo impatto, poi successivamente sfrutto il LISS, come abbiamo visto, per ossidarlo, poi alla fine concludo sempre con l'HIIT, mobilizzo il grasso, e poi successivamente, quando faccio defaticamento e mi riposo, avrò un EPOC molto alto, quindi un debito di ossigeno che sostanzialmente aumenta
quello che è il mio dispendio energetico successivo, e stando in un soglia anaerobica, perché di fatto non mi sto allenando, sto riposando tranquillamente, sto tornando a casa, eccetera, utilizzerò principalmente i grassi che stanno in questo momento che girano nel torrente Mati. Quindi la seconda versione dello Stubborn Fat Protocol prevede 5-10 minuti warm up, 5 fino ad anche 10 minuti di HIIT, quindi in questo si basa sulla vostra fatica o la vostra tolleranza alla fatica in generale, e in questo caso l'HIIT specifica McDonald deve essere fatto con scatti molto molto brevi e recuperi attivi un po' più alti, proprio per massimizzare l'intensità e la mobilizzazione del grasso. Sempre 5 minuti di recupero, 20 fino anche a 40 minuti di attività LISS, quindi steady state, e di nuovo 5 minuti di HIIT, in questo caso solo 5, e specifica McDonald per la fatica che avremo accumulato in tutto il nostro protocollo, gli scatti dovrebbero essere un po' più lunghi e un po' meno intensi. Quindi questa è l'ultima versione proposta da McDonald, e vediamo di capire quali sono le conclusioni e come io personalmente preferisco utilizzare questo protocollo. Allora, partiamo col dire che lo Stubborn Fat Protocol non ha niente di magico, nel senso che non è un protocollo specifico per il tessuto adiposo ostinato. Difatti McDonald suggerisce l'integrazione di tirosina e ioimbina, che come abbiamo visto è un integratore che è antagonista dei recettori alfa 2, quindi favorisce la mobilizzazione del grasso ostinato. Però detto questo, è un protocollo che sicuramente ha un forte impatto metabolico, in primis un forte dispendio energetico che viene assicurato, ed è selettivo per l'utilizzo di grassi come substrato energetico. Quindi vediamo come poterlo contestualizzare. Allora, a me principalmente piace inserirlo all'inizio di un periodo di definizione. Ora, quello che normalmente faccio io, con cui generalmente mi trovo bene, ma anche là bisogna vedere chi si ha davanti, è quello di impostare una ciclizzazione on-off, quindi nei giorni on a ridosso dell'allenamento ci sono più carboidrati, nei giorni off i carboidrati sono più bassi e si predilige l'utilizzo dei grassi. Ciclizzazione abbastanza standard, di cui ho già parlato, soprattutto ho spiegato come poterla impostare. Ora, in un giorno off, se voglio aumentare l'output, scelgo di utilizzare questo protocollo, e in particolare mi è comodo all'inizio della fase di definizione per un motivo. In fase di bulk a me piace salire molto con la CG ratio, quindi tenere la CG ratio molto squilibrata nei confronti dei carboidrati. Questo a lungo andare può direzionare il corpo verso una preferenza nell'utilizzo dei carboidrati come substrato energetico. Ok, siamo sempre all'interno della CG ratio, da 5 a 10 di cui ho già parlato, c'è flessibilità metabolica, ma buono vuoi, nel lungo periodo, continuando a insistere, comunque un minimo il corpo si direziona in quel senso. Ecco, lo Stubborn Fat inserito in un giorno off favorisce proprio questo, ossia indirizza il corpo verso l'utilizzo dei lipidi come substrato energetico. E questo è sicuramente positivo, perché logicamente quello che voglio fare è dire: ok, durante l'allenamento andiamo a utilizzare, integrare i carboidrati, perché è questo substrato che mi devi utilizzare, ma fuori dall'allenamento cerchiamo di direzionare il più possibile il corpo all'utilizzo dei lipidi, proprio perché questo è il mio obiettivo per scendere di IBF in fase di cut. Ora, nelle ultime fasi di cut in realtà non mi piace granché, perché ha un impatto molto forte soprattutto a livello neurale. Io solitamente vado a togliere i LIT verso la fine, nelle ultime settimane prima della gara o prima comunque della top condition che vogliamo raggiungere con l'atleta, proprio perché LIT innanzitutto impedisce e rallenta i processi di sovracompensazione del glicogeno, quindi sostanzialmente si vede gli atleti fanno fatica a riempirsi a livello muscolare quando fanno tanto HIIT, anche se scendono che è una bellezza a livello di BF, poi soprattutto è molto stressante a livello neurale, quindi quando l'atleta nelle ultime settimane prima della gara ha già raggiunto l'overreaching, perché nella maggior parte dei casi è così, non voglio appesantire troppo, mi deve tenere botta prima di iniziare lo scarico a ridosso della gara. Quindi normalmente quello che faccio è proprio questo, ossia lo vado a togliere. Però se gli atleti mi reggono molto bene questo protocollo, e parlo di atleti che anche vanno magari a lavorare, preferiscono lavorare con volumi bassi e alimentazioni comunque fortemente in ipocalorica, anche con pochi carboidrati, allora può essere un protocollo interessante da inserire, proprio perché questi atleti saranno indirizzati sul consumo di grassi, non hanno un output troppo elevato per via dell'allenamento, e questo protocollo sicuramente mi garantisce un boost metabolico da potergli dare. Ok ragazzi, questo è tutto, scrivete qua sotto nei commenti che cosa ne pensate in generale del protocollo e logicamente le vostre osservazioni, le vostre domande, in modo da poter instaurare il nostro solido confronto. E detto questo, ci vediamo al prossimo episodio.